Un modello per ripartire, partecipate e partecipazione, il tema al centro dell'iniziativa promossa a Pescara da l'UGL Abruzzo, alla presenza del sottosegretario al Ministero del Lavoro Tiziana Nisini e del segretario generale dell'UGL Paolo Capone. Sì, si sta parlando di ripartenza, la ripartenza del nostro paese, quindi devono essere necessariamente messe in campo tutte quelle azioni che aiutino le aziende, ma che diano supporto e sostegno anche ai lavoratori. Si è messo al centro il lavoratore, un lavoratore che viene valorizzato, un lavoratore che viene coinvolto, aumenta il benessere della società e aumenta la produttività e il benessere dell'azienda stessa. Quindi un argomento importante che va di pari passo anche con le politiche attive. Si sta parlando di ripartenza, quindi mettiamo da parte l'assistenzialismo e parliamo di politiche attive, parliamo di partecipazione attiva. Il lavoratore deve essere valorizzato, deve essere coinvolto in maniera diversa perché può portare dei benefici importanti alle aziende in questa ripartenza. Oggi a Pescara abbiamo parlato di partecipazione all'interno delle aziende partecipate dagli enti locali. Questo perché crediamo che anche un nuovo modello di ripartenza è possibile, può passare proprio attraverso la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, come prevede l'articolo 46 della Costituzione, anche partendo, anziché dalle imprese private, dalle imprese pubbliche. Ecco, abbiamo già degli esempi che sono stati messi in campo. La RAI, per esempio, elegge un rappresentante dei lavoratori nel consiglio d'amministrazione. Ecco, attraverso queste formule noi pensiamo che una maggiore giustizia sociale e il superamento della lotta di classe sarà finalmente possibile anche in Italia.